Buongiorno, ciao a tutti e bentrovati sul mio canale. Allora, mi vedete incerottata in questo video anche nei prossimi perché ho avuto un piccolo incidente domestico la settimana scorsa. Mi sono letteralmente squartata un dito e un'unghia con un pelapatate mentre stavo togliendo la buccia di un limone. Mi sono fatta malissimo, non avete idea. Sono dovuta anche rimanere ferma qualche giorno perché il taglio non si chiudeva, continuava ad uscirmi sangue. Ora va abbastanza bene. Però appunto ho messo un cerottino in modo da non urtare gli animi sensibili tipo il mio. Mi dà fastidio tantissimo vedermi il taglio, quindi messo cerottino e passa la paura, quindi mi vedrete incerottata per i prossimi video. Comunque, detto questo, parliamo del video di oggi. Vi presento una novità che troverete nel sito di Semplici Bijou. A proposito, fissate il promemoria perché lunedì presenteremo il kit di questo mese in collaborazione. È bellissimo il progetto di questo mese, mi piace un sacco. Spero che piacerà tanto anche a voi come piace a me. E niente, lunedì vedrete. Oggi invece vi presento appunto una novità che ha pensato bene di proporvi René. Però prima vi faccio vedere alcuni acquistini che ho fatto dal sito, visto che mi servivano due o tre robine, e quindi insomma parto con Allora, quello. Ho preso delle nappine in seta misura 40x10, sono leggermente più piccole rispetto a quelle che abbiamo usato per i kit dei Freya. Le ho prese color arancio di due pezzi, le ho pagate 1,60 euro. Poi ho preso tutta una serie di pernetti che ho visto sul sito e mi sono piaciuti un sacco. Sono tutti a forma di cuore perché a forma del cuore non mi piace, a me i cuori non piacciono proprio. Allora ho preso questi che trovo fantastici. Sono in Zama. Qua. E sono veramente bellissimi. Proprio belli, belli, belli. Poi ho preso sempre cuori, sempre perni a forma di cuore. Allora, oro rosa, pagati 1,80 euro a coppia. Li ho presi così. Quindi oro rosa. Sono fantastici. Mi piacciono da matti questi perni. Ne prenderò sicuramente degli altri nei prossimi ordini. Poi ho preso argento satinato. Ed è fatto così. Molto bello, molto delicato. E poi ho preso anche l'oro satinato, codice 3121. E ce la facciamo, eccoli qua, oro satinato, molto molto belli. Li userò sicuramente a breve. Poi, spostiamo in qua, ho preso sempre altri pernetti, ho preso questi con lo strass, con il cristallino. Li ho presi color Amethyst e sono questi, 1,86 euro la coppia. Poi li ho presi anche color Montana, magari vi faccio vedere un colore giusto per farvi capire. Sono fatti così e sotto hanno l'anellino per agganciarli alla creazione. Sono fatti veramente molto molto bene, molto belli, e vi vengono fornite anche le farfalline. Ok. Poi ho preso una bustina di queste Monachelle che uso tantissimo, le ho prese color bronzo, la confezione contiene 8 pezzi e misurano 26 mm. Poi ho preso tutta una serie di Bicono da 4 mm della Preziosa. Ultimamente sono andata un po' in fissa anche con i Bicono, li ho diciamo rivalutati perché c'è stato un periodo che veramente non usavo mai Bicono, né Swarovski né Preziosa né altro. E invece adesso li metterei in ogni creazione veramente. Li sto usando tantissimo, sia questi della Preziosa che quelli Swarovski. Adesso vi faccio vedere i colori che ho scelto. Allora, ho preso questo che è un Light Siam AB. Le confezioni contengono tutti i 50 pezzi. Sono veramente bellissimi. Io li ho presi tutti da 4 mm, ma René ha anche i 3 mm sul sito. Poi ho preso il Jonquil AB. Ed è questo giallino tenue, ma è veramente luminosissimo, bellissimo. Poi ho preso questo che mi piace un sacco, che è il Bermuda Blu. Guardate che colore, cioè è meraviglioso. Poi ho preso il Tanzanite AB, molto bello anche questo.
Poi ho preso questo colore che non so, mi ispira proprio delicatezza, non lo so, è molto molto bello. Questo è l'Aquamarine Matte AB. Questi costano un po' di più, vengono a 3 euro di 50 pezzi. Guardate che colore. Credetemi che dal vivo sono ancora più belli rispetto che in video. Non so come farveli vedere meglio. Li adoro, bellissimi. Poi ho preso un colore che uso spesso, e ho usato spesso in passato, che è il blu zirco AB, e poi l'ho preso anche matte AB. Vi faccio vedere la differenza. Cioè, sono bellissimi in entrambe le versioni. Ed infine ho preso anche il crisolite matte AB. Anche questo confezione da 50 pezzi, e anche questo è bellissimo. Veramente bellissimo. Bene, ora stop un attimo il video che mi libero qua davanti, che vi faccio vedere i color kit. Allora, la novità di cui vi voglio parlare oggi sono questi color kit, che non sono altro che dei kit di perline con la stessa finitura di colore, per cui saranno in continuo aggiornamento. René ve ne proporrà sempre di nuovi. Che ne so, per esempio, vi farà il kit con le perline cieche, quindi perline di diversa tipologia, ma che hanno la stessa finitura di colore, oppure che ne so, vi farà il kit di perle di un determinato colore in tutte le misure disponibili, cioè nelle misure che utilizziamo di più noi perlinatrici, oppure che ne so, il kit di Rocail, di Rivoli, Cipollotti, gocce, mezze cristalli, insomma, chi più ne ha più ne metta. Questi sono i primi tre che mi ha mandato, sono un esempio. Troverete già questi qua disponibili da subito sul sito. Vi metto comunque tutti i link nell'info box. Ora li apriamo e guardiamo insieme il contenuto. Partiamo da questo. Questo è il color kit con le perle di vetro cieche, colorazione Chalk White Mint Luster. Vi arriveranno a casa in questa confezione con questa grafica. E ora vediamo il contenuto. Allora, ci saranno le perle da 8 mm, perle da 6, perle da 4 e perle da 3 mm, tutte quindi nella finitura Chalk White Mint Luster. Apriamo anche il secondo, sempre perle di vetro cieche, queste sono la colorazione Chalk White Blue Luster, che amo tantissimo. Poi io amo le perle, lo sapete, quindi. Allora, perle da 8 mm, perle da 6, anche qui perle da 4, stessa colorazione, e infine le perle da 3. E quindi questo era il color Chalk White Blue Luster, il color kit con le perle cieche di questo colore. Guardiamo insieme anche l'ultimo. Questo è il color kit delle Tow Permanent Finish Matte Galvanized, quindi all'interno troveremo le Rocaille in questa finitura. Sono tre colorazioni. E per ciascuna colorazione troveremo due confezioni da 10 grammi, una di 11,0 e una di 8,0. Allora, queste sono le Permanent Finish Matte Galvanized Pale Lilac, e sono queste. Poi ci saranno all'interno di questo kit anche le Spring Green, sempre 11,0 e 8,0, e sempre 10 grammi per ciascuna bustina. E poi c'è anche questo bellissimo blu che io adoro da morire, che è lo Cyan Blue, sempre 11,0 e 8,0. Quindi questo era il color kit delle Tow Permanent Finish Matte Galvanized. Niente, quindi questi sono i color kit che trovate già da subito disponibili sul sito. Vi ricordo che vi lascio tutti i link nell'info box qua sotto al video. Fatemi sapere cosa ne pensate di questi color kit, se vi piace insomma questa idea. E niente, vi saluto, vi do appuntamento a lunedì per la presentazione del nuovo progetto in collaborazione con René, e vi mando un bacione grande. Ciao!